Giuseppe Guida, buonasera. Lo Buonasera a te. chef dell'antica osteria Nonna Rosa. Mi metto la giacca. No, stai così bene. Cosa ti aspetti dall'anno nuovo? Dici, a modo di avere il coraggio di dire quello che hai appena detto. Milione Così poco? No, magari averci di cacchio. Cambierebbero la vita di chiunque un milione di euro. E perché? Ma tu sicuro. stai così, non dico che c'hai tanti quattrini, però No, insomma. no, scherzo, solo tanta salute. È la fortuna sul lavoro che ci accompagna da tanto. Vabbè, ma tu quanti anni stai qua? E Ormai sono 22 anni. non hai subito momenti di crisi, insomma, sei sempre andato No, bene. sì. Non ti puoi lamentare. Assolutamente, non è, non scherzo. Mo fai pure i panettoni. Ho la fortuna di avere mio figlio che ha questa grandissima passione per i lievitati. Vabbè, anche tuo figlio ha la fortuna di averti come papà. No, Sì. dovevi dire no, lasciamolo dire a lui. Hai No. capito? Mannaggia, mannaggia. Senti, ma. E stanno andando bene pure i panettoni, eh? Ah, ma aspetta, racconti, questo è divertente. Quante zippole hai fritto? Anzi, comincerai a friggere da stanotte. Sì, facciamo, questa è la tradizione, la nuotata del 20, del 23 al 24, facciamo penso 1.000 zippole. Ormai è la tradizione, beh, già c'è la nonna giù che sta friggendo. Mamma mia, c'è da mo', che mo', che saranno mezzanotte e mezza. Sì, E beh, sì. finisce la finale 6. Sì, finale 6, Ma come sì. mo' fa, ragazzi? Quante zippole vuoi fare? E poi c'è questa tradizione che vengono un sacco di amici in mattinata, alle 5, alle 6, vengono a mangiarsi la zeppola calda. In mattinata di mattina, in 5 Sì, 6 è mattina. 5-6 mattina. Ma che amici c'hai? Ma chi la fa, Oh, fa mist, insomma. cazzisti, bro. Sì. Senti. Niente, ci sta questa cosa che è bellissima, perché mo, veramente mo, è iniziato così per gioco una ventina d'anni fa e mo, Ma tu è sei, consolidato insomma, questa quello che ha cosa. lanciato le graffette, ma com'è che fanno tutto quanto queste graffette? Ti hanno copiato. Ma non lo Ma so, com'è sta cosa? ma ti devo dire la verità, sono 20 anni che Nonna Rosa fa la E zeppola mai infatti io come. testimonio, non da 20 anni, ma. Mo volevi un po' in giro dappertutto, vabbè, vuol dire che Però qualcosa abbiamo tu fatto. sei uno dei pochissimi che le sa fare veramente buone, Ti eh? C'è ringrazio. gente che le fa veramente. Non sa mai come l'ha da fare, fa e basta. E Ti devo poi dire fanno la schifo. verità, io le friggo solo in ultimo, però tutta la preparazione, questa le prepara ancora mia mamma, che è una ricetta che faceva da sempre. E però te le impara, scusa. E Sì, vabbè, ti devi devo tramandarla a tuo figlio Francesco e pure a Luigi là dietro, che fa finta di non voler, fa finta di fare fattere suoi, però secondo me la ricetta della zeppola va vabbè, mio orribile. figlio le fa, ormai le ha imparate a farle come la nonna, però questa cosa la nonna ci tiene che. La zeppola deve fare lei, la graffa la deve fare lei, perciò la Evviva le mattina nonne, ma come è la faremmo prima senza cosa. le nonne? È la prima cosa che fa la mattina, mette a bollire le patate e si deve preparare le zeppole per la sera, tutte le graffe per la sera, tutti i giorni, Che tutti i meraviglia. santissimi giorni. Quando si ha una nonna così, si ha un tesoro inestimabile. Questi sono i veri tesori della Questo vita. Non sì. il milione di euro di prima, Ti vedi? posso dire la verità, la nonna ha 83 anni. Viva Dio. Ma c'è una forza e una salute che spero che il Signore ne tiene di altri Altre. 100. E questo è l'augurio E lei che gli do però, la anch'io. cosa simpatica, Davide, che lei non ci considera. Io, il personale e tutto, non ci, assolutamente non possiamo permetterci di dire che siamo stanchi. Ma lei, guarda, è stata stamattina, è scesa alle 6:30 stamattina. Vedi che ore sono? È l'una meno un quarto. Da stamattina senza riposare, adesso ha iniziato a friggere le zeppole fa tutta la nottata. Avercene non è così. Che Ti ripeto, è una grandissima fortuna. sta facendo qui? Facciamo da zeppole. Ma quante ne sta facendo, signore? Allora, quante Tanto. zeppole avete fatto? Quante? Quante zeppole? Quanta chili? Quanti chili sta facendo, signore? Ma 30 lei chili. è una. Cioè, veramente. 30 È impagabile una nonna come lei. Guarda là, guarda quante chili. zeppole. Guarda già quelle là che già sono pronte, eh? Ma Siamo sì, anche in ma. orario. Io adesso sono Davide, sono 1:10. No. Luigi, tu sai bene che io al lunedì 10 già sto dormendo profondamente. Sì, c'è una. Quindi auguriamo un buon anno nuovo. Sì, un
speriamo. Vieni qua, vieni Luigi, associati all'augurio, vieni. Vieni. Auguriamo un 2014 sicuramente meglio del 2013, perché è stato uno degli anni più difficili. Guarda come sta bene Luigi, quando mai? Guarda là, guarda. È stato uno degli anni più altro difficili. Altro che difficile, sta troppo buono chi lo vuoi uno. Vabbè, comunque il 2014 è sempre meglio. È sempre a migliorare. È sempre a migliorare, sì. E che le nonne campino per sempre. Certo, sono i nostri, veramente i nostri pilastri. Viva le nonne e i nonni.